Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Tana degli scacchi signori, Siamo qui in compagnia del Barba Stratega, perché tornano, tornano a grande richiesta gli scacchi criminali. Va bene, sì, scacchi criminali. Prima di incominciare mi raccomando like e iscrizioni. ma di che andiamo a parlare? Di quale tipo di criminale andremo mai a parlare oggi? Ne ho trovati di nuovi, ok? Chiaramente non sono questi dei criminali efferati, diciamo il criminale è quello teoricamente più criminale che ti voglio tenermelo per la fine. Diciamo che questi sono dei criminali perseguitati dalla giustizia in un certo senso, eh, assolti magari per insufficienza di prove, che però hanno lasciato dietro di loro un alone un po' di mistero e di sospetto. Andiamo a parlare di questo pseudo, Criminale, ovvero James Sharwin, signori. James Sharwin statunitense nato nel 1933, ed è ancora vivo, ovviamente. È un dirigente aziendale, e maestro internazionale di scacchi, signori. Questo fa il maestro internazionale di scacchi, ma è anche dirigente di un'importante azienda. Andiamo avanti. Si è diplomato alla Columbia Love School, ehm, poi ha fatto anche l'Accademia della Guardia Costiera. È diventato pure tenente comandante della scuola ufficiale dell'Accademia, ma questo era tutto. Era eh, dirigente, ha fatto l'accademia, è eh, diventato comandante di vascello, tenente di vascello, cosa è diventato, e poi è entrato nel GAF, nella GAF Corporation, signori. La GAF Corporation, dovete sapere che è un'azienda che si occupa di rivestimenti, di pannelli per ehm, isolare termicamente gli edifici, ok? Una cosa di isolanti, è una ditta di isolanti, ok. Però è anche un'azienda piena di personaggi eh, un po' goffi, no? Goffi che fanno le gaff, i goffi che fanno le gaff, ok. Bene, questo qui è stato assunto nel 1960, ricoprendo vari ruoli legali ed operativi, cioè, questo non è che era soltanto un un dirigente, ma faceva anche l'avvocato della stessa azienda, e divenne direttore finanziario. Questo era avvocato, direttore finanziario, tenente di vascello, maestro internazionale di scacchi, ancora cosa? Era tuttologo. Questo era tuttologo, ok. Questo avrà avuto le mani in pasta dappertutto ed è stato anche direttore finanziario del Triangolo Industrias, ovvero la triangolazione delle industrie, ok? industrie triangolari, quelle che fanno le piramidi per gli Egizi dall'83 all'84, per poi rientrare ovviamente si rientra in una GAF come vicepresidente questa volta vabbè invecchiato dall'85 al 90, stavolta solo vicepresidente. Poi si lamentano dell'accumulo di cariche nei paesi dittatoriali. qui nel libero mercato. Questo qui era dappertutto, era dappertutto, mentre era alla GAF nell'88 fu incriminato è di quelli che derivano i scacchi criminali ce lo dobbiamo inserire dal procuratore statunitense del distretto di New York Rudolf Giuliani signori Rudolf Giuliani soprannominato Rudolf S. Giuliani perché questo qui era il braccio violento della legge questo qui questo se non erro è stato anche sindaco di New York visto? questo famosissimo e qualcuno pensava anche potesse diventare presidente degli Stati Uniti questo okay? Rudolf Giuliani si è occupato di questo caso cioè Rudolf Giuliani è stato e fam verrà famoso per aver scovato scoperto criminali su criminali ha ripulito New York dalla feccia signale, questo qua okay. eppure è andato a perseguitare un povero dirigente aziendale che era anche un tenente di vascello, che era anche avvocato, che era tutta questa roba. È lo ha perseguitato perché lo ha accusato di manipolazione di azioni, ok. Eh, avrà fatto una gaff, abbiate pazienza. Uno che lavora alla gaffa lo si può perdonare, no? Una manipolazione di azioni, ch ch chissà che cosa avrà manipolato in relazione alla vendita del 1986 di azioni proprietà della GAF cioè questo qui lavorava per la GAF e sotto banco gli vendeva le azioni fu condannato dopo tre processi a questo gli hanno fatto addirittura tre processi ma la condanna fu annullata in appello e respinta con pregiudizio qua bisognerebbe essere avvocati per capire cosa vuol dire respinta con pregiudizio ok nel 1991 è stato nominato naturalmente appena uscito, diciamo, pulito dalle inchieste, appena pulito dalle inchieste nel 91, è stato nominato vicepresidente esecutivo e direttore finanziario, perché si fidavano di questo qui, ovviamente che manipolava uno che manipola le azioni, alla GAF, uno che fa le gaffe manipola le azioni. Secondo voi? Cioè, potete non farlo direttore finanziario di Hunter Douglas. Hunter Douglas, una multinazionale olandese, pure, pure in Olanda. Questo qui, secondo me, ha i paradisi fiscali. Ci fa un baffo questo. Secondo me, se uno è amico di questo, riesce a evadere il fisco persino della Corea del Nord. Signore, questo qua. Avete capito che è Questo è il barba stratega. Questo è il, la reincarnazione fatta uomo del Barba Stratega praticamente. Ha fregato tutti. Eh, in tale veste pre, ha prestato servizio fino al 1999 ed è stato amministratore e consigliere di Hunter Douglas fino al 2021 ed è stato pure amministratore di Tempo Global Resource, una società commerciale di metalli. Cioè questo qua era amministratore delegato, direttore, vice direttore. Tenente di vascello, avvocato di tutte le aziende del mondo praticamente. Ma che è questo? Addirittura era anche supervisore. Cioè, quanti lavori faceva questo? Ma veramente a morire. Dell'International Rescue Committee, un comitato internazionale di sicurezza per l'associazione degli avvocati, ecco perché è riuscito a salvarsi da Rudolf Giuliani. Lui era il capo di... Tutte le associazioni, di tutti i comitati, di tutti gli avvocati della città di New York. E se non si salvava questo dal processo, chi si poteva salvare? Questo qui avrebbe persino eh, scarcerato, eh, ma non lo so, un incrocio tra Pacciani e, e, e il mostro di Londra, signori. Con questo qui, Jack lo squartatore. Poteva andare a insegnare ai bambini a scuola, signori. E non gli facevano niente. Ha ricevuto pure la laurea ad onorem in giurisprudenza all'università di Bath. Okay? Ma perché di Bath? Eh, di Bath perché questo si era comprato persino Batman. Si era comprato pure i supereroi pur di non andare in carcere, ok? Sherwin è arrivato terzo al campionato statunitense di scacchi, perché uno può dire, ma uno che ha tanti mestieri così, uno che ha davvero tutto questo tempo mh, veramente ridotto per fare le cose, no? questo non aveva tempo neanche per andare a pisciare, insomma, come fai, Devi... allora, tenente di vascello, dovevi stare sulla nave, poi dovevi stare eh, in ufficio, dovevi fare l'avvocato, dovevi fare l'amministratore delegato, nello stesso tempo questo qui era avvocato, controllava, era direttore finanziario, poi controllava che nessuno potesse frodare le aziende, ma era lui stesso il direttore, cioè questo qui era l'uomo da 6 milioni di conflitti di interesse, non l'uomo da 6 milioni di dollari, okay? questo qui veramente mangiava pane e conflitto di interesse, okay? e aveva il tempo anche di giocare a scacchi e di diventare maestro internazionale. È arrivato terzo due volte su quattro, fu campio campione intercollegiato del campione dello Stato di New York del 51, campione blitz degli Stati Uniti dal 56-57 al 59-60, ha ottenuto il titolo di master internazionale del 58, ha giocato all'interzonale di Porto Rose in Slovenia nel 58, che faceva parte del quel campionato del mondo del 60, anche se è arrivato diciassettesimo su 21 giocatori, comunque... Ha fatto due vittorie, due sconfitte, due parte eh, Non è neanche arrivato ultimo. Contro i sei giocatori che si sono... Ha ah, fatto questi risultati qua contro i... quelli che si sono qualificati. Ha fatto due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Ha risultato più che lodevole. E... È stato anche presidente, ovviamente, non poteva che non essere presidente, dell'American Chess Foundation è stato inserito nella USA Chess Hall of Fame, poi è entrato pure nella Hall of Fame 2021, campione del mondo di con. Eh... perché questo qua è anche diventato famoso? Per questo qui ha anche battuto Bobby Fischer, a scacchi. Rendetevi conto, questo qui ha fraudato tutti gli Stati Uniti, tutto il globo terracqueo, pure Rudolf Giuliani. L'ha fatta franca, con la giustizia grazie alle sue capacità spaziali come avvocato e, e mi batte anche Bobby Fischer a scacchi. Andiamo a vedere le sue partite. In pausa musichetta di Brady e poi iniziamo con le partite. Bene, signori, siamo qui. Aggiustiamo adesso la telecamera. E andiamo a vedere tre partite col bianco e tre con il nero di Sharwin, eh, signori. Sharwin, il vice direttore di qualsiasi cosa. L'uomo da 6 milioni di conflitti di interesse. Bene, L'uomo che è riuscito a sfuggire a Rudolf e Giuliani, credo l'unico sulla faccia del globo Terracco. E partiamo subito col botto, signori. Partiamo subito col botto, subito subito. 1957, torneo di New York. Va bene, coi pezzi bianchi abbiamo Sherwin, e coi pezzi neri Bobby Fischer. Ebbene sì, Bobby Fischer. O uno può dire, ma Bobby Fischer. Nel 57 aveva 14 anni. Sì, ma Bobby Fischer a 14 anni era già forte come un GM. Okay? Si già, già si qualificava al torneo dei candidati. Quindi, cioè, nel senso, quell'età lì, 57-58, giocava già con i botveni, che eh, è questo qua, Bobby Fischer, Stiamo parlando di Bobby Fisher, signori, anche se ha 14 anni, eh, provate a affrontare... Affrontarlo voi, cioè, uno di voi che fa l'avvocato, che fa il dirigente d'azienda, che fa anche il, um, il tenente di vascello, no? che è tutto il giorno in giro a, a, fare, a cercare di salvare la pelle ai farabrutti della finanza, eh? uh, quelli che degli speculatori, e, beh. e poi andate a giocare contro il, il good cash, andate a giocare contro questi qui che hanno 14 anni. Ok, andate, andate. con, con eh, Erdogan. Andate a giocare. Poi mi dite: Bene, con pezzi bianchi vediamo Sherwin come gioca a scacchi. Vediamo Sherwin come gioca a scacchi. Apre ah, 1-4. Apertura inglese: okay. Self-control contro Bobby Fischer. Bobby Fischer cavale cavallo. F6 d4. G6. Bobby Fischer vuole giocare la sua prediletta difesa stinghiana cavolo vescovo in fianchetto e 4 estinghiano. e qui la specialità della casa di Bobby Fischer quella di non giocare in D6 ma eh, di invitare il bianco a spingere in D4 Bobby Fischer invece era un bambinetto sono 14 anni lo guardano eh, ma è vero che tu sei un delinquente che truffa il fisco e va a vendere le azioni illegali una delle tue aziendine è eh? vero che fai lo speculatore. Lui dice: Ma cosa dici, ragazzino? Come ti permetti? Io sono un maestro internazionale di scacchi. E io ho capito: Ma tu sei un delinquente, come fai a dire che sono un delinquente? Perché anche il mio allenatore è un delinquente. We Taker, dovete sapere che il primo istruttore di Bobby Fischer è stato We Taker. Andatevi a rivedere nella playlist scacchi criminali chi era We Taker ok il primo istruttore di Bobby Fischer e questo non ve lo dice nessuno queste cose qua non ve le dice nessuno al limite qualcuno si potrebbe limitare a fare il nome di padre Lombard che aveva accompagnato ok Bobby Fischer ma di We nessuno ne parla bene scacchi criminali solo su questo canale mi raccomando like e iscrizione Bene, e qui Bobby Fisher invita, ma lui non viene a Sharwin, Sharwin fa F3, era un grande specialista della struttura um, semish dell'est indiana, ok? Di 6 e 3 sviluppa, ovviamente, e 5 Bobby Fischer lavora sul centro, di 5 blocco. Ok, siamo rientrati nel sistema Semish. Questo grosso piramidone di pedoni, cosa chiara: questo piramidone servirà a frenare la tempesta pedonale. Il bianco farà arrivare tutti i pedoni del nero fino a quando non riuscirà a frenarli, a stopparli, un po' come con Rudolf Giuliani. No? Indaga, indaga, indaga. Processo numero uno: Quindi, eh, pedone. Punta ruolo, processo punta ruolo numero 1, processo punta ruolo numero 2, processo punta ruolo 3, alla fine assolto. Alla fine assolto. E qui Bobby gioca ancora la sua specialità da casa. Bobby Fischer, questa mossa a cavallo H5, che giocherà contro Spaschi in un'altra linea, nella Benoni. Lei, ce l'aveva già nelle corde a 14 anni questo. Prova H5. Dona di 2 manovra di sfianchettamento. Andiamo a sfianchettare l'Interpol okay, e la Guardia di Finanza. Io credo che Sherwin e Tatai potevano veramente diventare ottimi amici. Qualcuno vocifera che Tatai abbia salvato più di un salvadanaio grazie ai consigli di James Sherwin. E qua F5 Bobby perde la pazienza e dice io diventerò campione del mondo. Sberlucco, Sberlucco, Arrocco Lungo. Sharwin uh, non si fa impressionare dal bambino prodigio. Ah, sei. Bobby vuole attaccare su entrambi i lati della scacchiera. Uh, Bobby ragazzino vuole spingere di qui, spingere di là, avanti. Mica mi chiamo Rudolf Giuliani. Va bene. Allora io sviluppo i miei vescovi. Faccio vedere come si fa a dirigere una scacchiera. Fare il dirigente d'azienda e il dirigente della scacchiera. Bobby, sviluppa. Eh, anch'io so sviluppare, non ti preoccupare, cavallo. Dine due. Bobby arriva, ti voglio sbarruccare la coppia di Vescovi, ok? Ah, qui niente, non sbarrucchi niente, tu. Io sono sfuggito a Rudolf Giuliani, posso sfuggire anche a te, ok? È chiaro, Rudolf Giuliani lo perseguiterà più avanti. Nella sua carriera, però lui già sapeva che avrebbe avuto problemi con la giustizia, ovviamente. B5 avanti, sacrifica un pedone di Bobby pur di aprire le linee. Cavallo G3 imperturbabile, imperturbabile, qui esce fuori dalla teoria. Novità, novità, esce fuori dalla preparazione casalingua. Eh, si mette sotto forcoid, però sta attaccando il cavallo di Bobby. Eh, Bobby. Adesso sei fuori preparazione casalingua. Cosa facciamo? Cavallo F4 è la migliore del motore. Di Bobby Fischer a 14 anni. Ma come fa questo capitano di vascello truffaldino a battere Bobby Fischer? Sposta il cavallo. Leggerissima imprecisione secondo il motore. E Bobby avanti di punta ruolo. Avanti di punta ruolo Bobby. Cavallo F4 è la migliore del motore. Sberlucco la migliore del motore. Sberlucco. Sberlucco la migliore del motore. Sberlucco. Vescovi 7 è la migliore del motore. Bobby gioca come le macchine di oggi a 14 anni. E qui in precisione da parte di Sharwin. Sharwin chiaramente era più preoccupato a salvare la pelliccia dalle inquisizioni dell'FBI. A 5 è la migliore del motore di Bobby. E ah, qua C5 perde la pazienza e dice, basta, butto tutto a carte 48, via, nascondiamo tutto, basta, nei cassetti non si guarda, spingo tutto, avanti con i puntaruoli. E qui Bobby avanti anche lui con i puntaruoli, È un mostro. Spinge ancora di puntaruolo, James Charlie, incredibile. E qui la migliore del motore è ancora spingere il puntaruolo B3, proprio le migliori del motore, proprio. E la gioca Bobby Fisher, incredibile. Sberlucco, sberlucco, sberlucco. Ah, qui Bobby lascia il vescovo in presa, non la migliore. Bobby poteva tranquillamente salvare il vescovo, ma decide di, di attaccare il vescovo delle case chiare, che stava per fare, stava per andare a vendere qualche azione, azione petrolifera. Dona C4 la migliore del motore. Sherwin anche lui regge l'urto. Vesco E8. Tutte le migliori H4 di punta. Ruolo alla Alfa Zero nel 57 Quando vi dicono: Alfa Zero ha inventato le spinte laterali, non è vero. F4. Bobby Fischer ancora la migliore del motore. Vescovo F2 è la migliore del motore. Questi barano. Sicuramente un truffaldino come Sherwin avrà provato anche a barare con il motore. Sicuro che c'erano già all'epoca, ricordatelo. Qui Bobby me me mega imprecisione. Questo per lui è un blunders. Perché qui doveva continuare di punta ruolo, aprire la diagonale, secondo il motore ovviamente, aprire il gioco. Invece mette questo vescovino, che sembra una bella mossa, perché track taglia fuori il re. Però al motore non piace. Al motore non piace, però per confutarla bisogna spingere in H5. E la gioca Sherwin, H5 scacchi criminali. Questo era questo, barava con, contro Bobby Fischer. Signori, vescovo in F5. E qui bisogna trovare ancora H6, all'alfa zero, all'alfa Sherwin. Signori, ok, incredibile. Non può giocare anche H6 erba stratega, eri tu che giocavi eri tu che giocavi non ci credo che possa giocare a casa 6 e la gioca signori Sharvin, e la gioca questo qui veramente ha evitato l'ergastolo perché negli Stati Uniti per i crimini finanziari puoi anche finire all'ergastolo non perdono eh, ma gioca la migliore del motore io credo che qui Magnus Carsen avrebbe già spento tutto, avrebbe chiamato la CIA. Basta, questo sta barando. Com'è possibile un tenente di vascello che gioca così contro di me? Vescovo F6, Bobby continua con le migliori del motore. Re Redi 2 viene su come il caffè al mattino, non la più precisa. Torone per Nigotti in A5. Bobby gioca la migliore. Torone per Nigotti in 1 vuole cambiare le torri. E qui Bobby prova ad attaccare il Vescovo, raddoppiando sulla colonna, Bobby è tornato in sella, secondo il motore, secondo la valutazione, il Vescovo a 7 è la migliore del motore, ogni tanto giocava con l'elastico per non farsi beccare, uno che non si fa beccare da, da Rudolf, cioè in realtà Rudolf Giuliani lo ha beccato, è che sono i giudici che lo hanno assolto, perché lui è un mega avvocato, l'avvocato degli avvocati, l'avvocato definitivo di ultima generazione, signorai qui Bobby deve sbarruccare il vescovo e la gioca, incredibile, la migliore del motore, sacrificio di donna di Bobby Fischer, la migliore del motore, ma chi ve la fa vedere queste partite? Vi fanno vedere Bobby Fischer contro Tal, vi fanno vedere, ok, giustamente, giustamente dire, Bobby Fischer contro Paul Benko, Bobby Fischer contro Spassky, Bobby Fischer contro i sovietici, ma con questi peppini o meccanici qua, peppini o truffatori qua, ma chi ve le fa vedere? Sacrificio di donna. Sbarlucca. Scacco, la migliore del motore. Il nero ha un leggerissimo vantaggio, senza la donna. Sposta il re in C1. Sherwin. Qui la migliore del motore è Torre F mangia B8 E la gioca, recupera il pezzo. E qui siamo praticamente donna contro, due donna contro due vescovi. Donna contro due vescovi. E Nero è quasi vincente. Torre di uno, altra imprecisione. Qui Bobby è a meno 3,1. Vincerà la partita. Signora. Vincerà la partita. Eh? Invece commette un blunder ciclopico. blunder ciclopico di Bobby Fischer. Possi giocare ai 4 aprire le, le cateratte? gioca il vescovo in H4. Il famoso vescovo di Bobby Fischer, quello che gli costerà caro anche nella partita contro Con i vescovi ha sempre avuto un rapporto un po' conflittuale, Bobby. Vediamo se ne approfitta Sherwin. Invece no, non torre di 3, il nero è ancora vincente. Ma Bobby sbaglia torone per Nigot. Motore dice che col torrone per negotti 8 in B4 vinceva perché qual è il problema? Il problema è che il bianco può dare lo scacco. Vediamo. Pensava Bobby, diceva allora, se io gioco torre in, torre 8 in B4 mi può dare scacco. Invece bisognava più giocare così, anzi, poi il bianco avrebbe dovuto ridare la donna, ma cos'è? pazzesca ma qual è la differenza? guardiamo la differenza allora se si gioca a torre 8b4 sberlucco sberlucco e qua due vescovi per la torre quei pedoni che potrebbero anche cominciare a muoversi da qualche parte insomma non puoi dire, perché deve dare la donna che è in trappola la donna è intrappolata no perché se viene in F1 scacco in F1, no c'è la torre come è possibile ah no c'è cioè... allora che succede su donna F1 ah, si perde semplicemente la giusto non vedo niente avete pazienza è molto complicata sta posizione e se proviamo a scappare di qua scacco re di 2 torre di 4 scacco re di 2 e parte un altro torre per re è completamente alla mercè. e allora la posso mettere in città che succede se la metto in città? Perdo questo torna per pernigotti. Cosa succede se su sbaglio questo torna per pernigotti? Succede che qui scacco, e poi perdiamo la donna. Questa qui Bene con la cornacchia, ma allora, perché è diverso con, con l'altra torre? Forse perché se togliamo questa torre, la, la torre in A2 non è più impresa. Ok? Non c'è tutto quel trigumiro. non c'è più la torre impresa. Bobby Blanders, donna 6, però la migliore del motore. Ma. Migliore del motore, una delle poche che salvano la posizione. Sposta via la donna, entra con un altro torneo per negoti. Altro Blanders Bobby. Bobby purtroppo ha questo vizio di pensare di aver vinto. E, e avanti, ma davanti c'è un truffatore definitivo che mi deve trovare Reddy 2, deve trovare Reddy 2. Lui. E la gioca e la gioca scacchi criminali, signori. Bobby sbarrucca con scacco e dice: Ma vabbè, ti sto circondando il re. hai il re in mutande, il re in due Blanders, c'è matto in tre. Cioè, qui uh, durante la partita sono entrati dei poliziotti e uh, questo qui si è distratto. Ma cosa sono? sono venuti a cercarmi, sono venuti a prendermi. E qui a C'è matto in tre. C'è matto in tre. Con torre e 4 scacchi sbarrucco vescovo di 4 scacco re in f1 e torre per di uno scacco matto Bobby Fischer, ebbene sì Bobby Fischer non vede questo tatticismo e sbarrucca la torre e perde la partita è stato ipnotizzato da questo qui è stato ibridotizzato, questo qui era, era capace veramente di corrompere chiunque, eh, di farsi credere veramente Madre Teresa di Calcutta. Diceva, cioè, guarda che tu non sei un giocatore di scacchi, non ti preoccupare, hai ragione. sbarrucco, sbarrucco, scacco. Re di nuovo in E2. Scacco. E qui, mossa geniale, via la donna e gioca praticamente un finale con la qualità in più. E qui Bobby Fischer ha abbandonato. Spaziale Sherwin, nonostante avesse concesso la vittoria. Sherwin era così. Sherwin ladrava a cielo aperto. Lo indagavano, lo processavano, era quasi scontato che chiudessero al gabbio e si salvava. Ma, se ma, ma quanti di voi hanno mai visto qualcuno sulla faccia della Terra salvarsi da un matto in tre contro Bobby Fischer? Solo questo poteva. Questo era più fortunato di ancelotti allegri messi insieme, signori. La fortuna sfacciata! Bene, andiamo a vedere la seconda partita con i pezzi bianchi. Andiamo in pausa. musichetta di Brenner. Bene signore, seconda partita di Jim Sharwin, il truffatore, uh, tenente di vascello, amministratore delegato definitivo, l'avvocato degli avvocati, avvocato criminale, okay. pezzi bianchi 1958, sempre a New York, giocava sempre in casa lui, a New York, quei pezzi neri Samuel Reshevsky. Va bene, sì. Ah, ha sconfitto Bobby Fischer, ma Bobby Fischer era un bambino. Un bambino che non vedeva matto in tre. Adesso Raczewski, invece, era maturo. Il più forte giocatore degli Stati Uniti dell'epoca, nel 1958, Raczewski. È stato 25 volte campione degli Stati Uniti, 30 milioni di volte. è un mostro. Come fai? Cervin, con i pezzi bianchi, apre di quattro. Cavolo, che sei? Sempre a difesa indiana. Est indiana. Est indiano è sempre variante semis sempre parente semis ma sei semis sei semis Rechelsky, ma non hai visto come ha ridotto Fischer ma Rechelsky ha detto sì, ma Fischer ha avuto matto in, matto in tre se io ripeto la partita uguale uguale paro paro e io gli do matto perché ho studiato come dare matto in tre a Charvin, a Rococarto vescovo in tre sviluppo e5, sembra la partita con Bobby di 5. Cavolo, K5. Eh, infatti Reshevsky gioca la stessa variante di Bobby. La stessa variante. Prima o poi arriveremo alla posizione dove ti do matto in 3. Hai capito? Zona di 2. La stessa variante di Bobby. rocco corto. F5. E tu guarda che tu arriverai a un punto che prenderai matto. sberlucco, sbarlocco. Vescovo di 3 qui credo che Rashevsky ha cambiato, ha cambiato linea, donna in E8 eh, non era stata giocata da Bobby Ciccio. Cavallo, e Bobby creda, deve aver giocato cavallo B7 se non erro, cavallo in E2, eh, si lupa un pezzo, Cervin ovviamente, ecco qui, cavallo B7, Torone per Nigotti 1, a raggi X sulla donna. Guarda, ho, voglia, ho proprio voglia di fare le radiografie a questa documentazione segretissima, che naturalmente, fidandosi della mia onestà, i capi uh, del, del Dipartimento di, di Washington, documenti segretissimi, mi li hanno affidati a me da custodire. Okay. Ah, io li vado subito a vendere a miglior offerente, a raggi X una mossa strana, Reshevsky metterei nello sgabuzzino, non si capisce sposta il vescovo perché sposta il vescovo? perché Bobby aveva, nella, nella partita precedente aveva giocato cavallo C5 forse aveva paura di perdere la coppia di vescovi so. infatti arriva sempre cavallo C5 però Raczewski, sei un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Mi sa che ti sei un po' confuso con la partita di Bobby. Qui F4 di Pintarolo, donna in E7. Il bianco sta già a più 2 di vantaggio, signore. Cavallo G3, la stessa mossa che aveva fece contro Bobby per cambiare il cavallo. Sberrucco, apre la ma qui la posso giocare come Bobby B5 no, gioca Vescovo in D7 Raszczewski va in pensione G4 di punta la migliore del motore di Charlie. e la gioca babba stratega torna per prova ad accorpare tutti i pezzi sberlucco E qui Chiaramente Raschelski vuole dire: Ah, ma tanto che se ne frega. Non catturo subito il pedone, voglio migliorare la donna, voglio magari minacciarti degli sbarruccamenti, dei raggi X, minacciare qualcosa, deviare il cavallo. No, qualcosa voglio inventarmi. Vediamo. Voglio inventarmi qualcosa. Via quel cavallo maledetto. Sbarrucca la migliore del motore. Sbarrucca. Cavallo 4 la migliore del motore. Incredibile, questo punto. E qui era sposta la donna, ma portiamola sull'ala di, di donna dove c'è il roccato, no? Perché ha visto il rettangolo per il rocco sguarnito di pezzi. No, usiamo questa strategia, proviamo? Proviamo? E invece Sherwin dice, ma proviamo a trovare la migliore del motore? E la gioca, F6, di punta ruolo, insensata. Sberlucco, sacrifica la qualità, Reschelsky non ne può più, sberlucco, sberlucco, e qui parte tutto, parte tutto. Si permette il lusso anche di sberluccare prima il pedone, sberlucco, 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 e sberlucca l'idesco, la migliore del motore, game over signori. Reschelsky però non molla, perché era uno capatosta, era uno che si pavoneggiava parecchio, io sono il migliore degli Stati Uniti. Dovete sapere che Reschelsky era riuscito miracolosamente, sembra nel 1945, 46, a essere il numero uno dei gradatori mondiali, per poche settimane. Però ci è riuscito, sto matto. Sposta il re... Ma questo è micidiale, signore. No, questo è micidiale davvero. Allora, non c'è la minaccia di matto, perché la donna protegge il pedoncino. Il vescovo è protetto dalla torre. Minaccia lo scopertoide. E che cosa va a fare Sherwin? La migliore del motore, Rebi 1. Incredibile. Ah, adesso ho capito perché. C'era una minaccia del vescovo in G5. E la vista. Questo lo vedeva tutto. però. E la gioca. Re G7 si toglie dallo scopertoide. Scacco con la coronacchia alla migliore. Re F7. Scacco la migliore. Cambia le donne. Alla qualità in più. Adesso questo qui è un finale... ...diciamo, tecnico. Ryszewski prova ad attaccare il troncino a gotti, Sherwin sguccia. Se ne va. attacca il pedone. lo difende. Sta bruciando come il fuoco. Il povero Ryszewski. Ma che è questo? È tenente di vascello! Eh, no, no, io non sono tenente di Vascello, io sono nulla tenente di Vascello, perché questo qui addirittura faceva la dichiarazione di reddito, era nulla tenente, era direttore, vicepresidente di tutte le associazioni, di tutte le aziende, tutto qua era presidente di aziende economiche, no? e aziende normali, tipo manifatturiera, no? poi faceva l'avvocato per le stesse aziende, cioè lui faceva l'avvocato in se stesso. Poi, poi era nell'Associazione degli Avvocati, poi era nell'Associazione eh, dei, eh, dei ferro eh, era nell'Associazione della Bocciofila, era Presidente della Caritas, era, qualunque cosa. Eppure era nulla tenente, secondo la legge. Bene. Continua, ecco, non so perché Reschowski non mi abbandona, qui non ne sbaglia uno a migliore del motore. Ma qui andiamo avanti perché no, c'è poco da commentare, perché è solo Rascewski che sta bruciando come il fuoco. Guardate che roba, che perfezione, che stile. E neanche su come caffè al mattino, Sherwin, qui finalmente Rascev ha ah, abbandonato. Basta. Basta, ti manderò. Io forse ho capito perché gli hanno mandato contro Rudolf Giuliani. Sono stati tutti gli altri scacchisti che hanno detto questo bara. Allora dobbiamo inquisirlo in qualche modo, sappiamo dei, dei suoi lavori truffaldini, delle sue attività criminali. Allora lo denunciamo ma ci vuole uno tosto, Rudolfo Giuliani. Ma non basterà Rudolfo Giuliani, ingaggeranno anche qualcun altro ancora più potente. Allora, andiamo avanti, andiamo a vedere poi la terza partita con i pezzi bianchi poi passeremo alla parte con i pezzi neri. Ok, andiamo con la musichetta di Brigitte. A dopo... Bene, signori, terza partita con i pezzi bianchi. 1966 66. Tornevo sempre di New York. Questo giocava sempre a New York. Che mi faceva spostarsi da New York. Si aveva l'ufficio del catastro a New York, da dove era presidente, l'ufficio nautico della cappettinella di Porto che sta nel porto di New York, l'ufficio del, del GAF, del Gas delle acque potabili, era tutto a New York, eh, dove poteva, non poteva uscire da New no? York, tempo materiale, eh, ci voleva il teletrasporto per uscire da New York, cioè, aveva il tempo questo qua okay. bene signori, contro quei pezzi neri, Paul Benko signori, Paul Benko l'inventore del gambetto Benko, bene, andiamo a uscire Carmi, questa volta apre e 1.4 sono passati circa 8 anni dalle ultime sfide. Ma qui apertura moderna. Difesa moderna da parte di, di Paul Banco, che lui aveva le aperture strambe. Era eh, famoso per le sue aperture strambe. Prende il centro Sherwin. Attacco di tre pedoni, così, immediato. Di sei. E siamo rientrati qua. Nell'attacco dei tre pedoni che ricorda un po' l'attacco austriaco della PIRC. C5. Avanti. Punta ruolo. E qui D5 di contro punta ruolo. Scherling. Cavallo F6. E qui Paul Benkovi, Attacco il pedone. Attacco il pedone. Scacco. Scacco con la cornacchia. Cofre col cavallo. Cavallo C3. Difende il pedone difende il pedoncello Marocco roco corto mettere il sicuro pole bank andiamo a Sharon qui, che succede Beh, scusate abbiate pazienza c'è un tasto che non do io a roco mettere il sicuro a 6 sposta il vescovo in precisione dovrà cambiare sul cavallo vuole tenere la coppia però Paul non scherza con questi impianti non gioca B5 che sembrava forte ma gioca la donna C7 okay. donna in E2 per Sherwin e qui il motore da ragione al nero sempre per via di eh, B5 guadagna spazio okay. visto che il nero riesce a controllare molto bene tutte le case schiure la casa in E5 e qua Chiaramente, bisogna, bisogna stare attenti. B5 eh? è la gioca. E5 contramossa la gioca lo stesso. Anche se non si può. Chi se ne frega se non posso? Chi se ne frega? Ah, non potevo fare tante cose, eppure le ho fatte lo stesso. E ne sono uscito pulito. C4. Ah, adesso il vescovo. Cosa facciamo del vescovo adesso? E ti prendo il cavallo ma io ti prendo il vescovo e ti attacco la donna vediamo sberlucco 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 e qui il nero comunque sta benissimo ha la coppia di vescovi ha la struttura pedonale migliore a 3 vescovo in b7 ha cerca di far pressione sul pedone Paul banco. e qui sposta il re, non si capisce. È la prima volta nella storia dell'umanità che qualcuno mette il re a ah, Raggi X. E chi se ne frega? Chi se ne frega dei Raggi X? Donaci 4 migliori di motori a parte di Benco. Diciamo che Sherwin era uno che sapeva anche sfuggire alle partite perse, alle cause perse, ci va? a sfuggire a qualsiasi cosa. Signora. Sberluc... Sberluc... torre di uno. Cavolo ci ho la migliore del motore e poi il banco sta giocando la partita della vita. E qui non ci posso credere. Io spero sia un errore di trasmissione delle mosse. Sharon prende matto in una. Ma non può essere vero, deve esserci un, stato un, un errore. A volte succedono questi errori di trascrizione, perché qui c'è il matto in una, ma non può. Cioè, se è successo veramente questo, può anche andarsi a nascondere Paul Benco. Credo sia un errore di trasmissione delle mosse. Avrà scritto male. Ora, pure, pure truffava pure sul, sulle mosse, no? Scriveva pure le mosse che davano matto in una per confondere la persona. Pazzesco! Bobby non ha visto un matto in tre, questo non vede il matto in una. Mi sembra troppo assurdo. E, sì, sicuramente quell'attore non è in C1. Devono aver trascritto male le mosse. Non dipende da me. Infatti continua a prendere il matto in una e non lo vede, quindi mi sembra molto strano. E qui continua, che, che sta succedendo qua? Ma veramente è una cosa assurda qua. Sbarruco sbarrucco. Non si capisce se la partita è andata così o come è andata, questo truffava tutto, anche le informazioni. Eh, mini Rockleft, incredibile, il nero continua a avere vantaggio. Spinge il pedone. Spinge il pedone. Viene su come caffè al mattino. Toroncino pernigotti. Eh, attivato. Vesco di due la migliore del motore. Spinge il pedone. Chissà dove, chissà dove era realmente questo torrone Pernigotti. Boh. Hai stato curioso di vedere la partita dal vivo. Calo di 4. Difende il pedone. Prova a raddoppiare Polbenco. B4 di Punta la migliore. Raddoppia finalmente Benco. Eh, attacca il cavallo. Attacca il Toroncino Pernigotti con il cavallo. Eh, 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 oh, ci si attacca una vicenda incredibile. Incredibile, sberlucco, blanders, Blunders Blunder di benco perché qui perde un pezzo. Sberlucco, sberlucco, ha perso un pezzo. Benco, veramente, veramente. Se non l'ha visto, ma il matto non è possibile per quattro volte. C'era il matto sulla scacchiera in uno, però il pezzo l'ha perso. Quel pezzo l'ha perso. Signore, se trascritte male, sì o no, ben il pezzo l'ha perso e perde anche tutti i pedoni e gli cambia anche le torri no Benco lui ci crede ancora lo sbarrutta il pedone ma come puoi crederci con uno che ha truffato qualunque ente okay. bene e qui Benco ha abbandonato basta. basta 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 tu mi confondi troppo le acque con te ci vuole qualcuno di più duro okay. Bene, signori. Adesso andiamo in pausa, musicetti di e vedremo le partite coi pezzi neri. Sperando che non ci siano errori di trascrizione delle mosse, vero barba strategia. Sei stato tu a confondere. Qui l'unico confuso sei tu, ricordatelo. Non capisci niente! Basta! Basta! Andiamo a vedere! Il lucchetto di Brady è ancora ridotto, però rispetto agli altri giorni ha cominciato a girare la testolina verso la, verso la finestra, vedete. Sta cominciando a muovere un po' gli arti. Brady, vuoi salutare il pubblico? Ciao, sono Brady. Un saluto a tutti. Piano piano sto cercando di muovere un po' il collo. Adesso ho mosso la zampina sinistra. Eh. Piano piano muoverò anche la destra. Ciao a tutti i like e iscrizioni, mi raccomando fatelo per me per pagarmi le cure mediche. Ciao, ciao, ciao. Ma come per pagarti le cure mediche Brady? Ma cosa stai dicendo? Tu sei pagato dalla, dalla protezione animali, dal WWF. Scusa un attimo, mica gliel'avrei detto tu che deve pagare le spese mediche. Io non c'entro niente. Vai a chiedere al barba psicologo perché lo sta curando lui. Come lo cura lui? Ma ha bisogno di un, di un veterinario ortopedico, non di un barba psicologo. Ma guardate che questi veramente sono peggio di Sherwin questi barbascacchi. Beh, musichetta musichette di Bredzner. Bene signore, adesso andiamo a vedere le tre partite con i pezzi neri. 1958, torneo di Porto Roz eh, in Slovenia. Con pezzi neri abbiamo James Sherwin, il più grande truffatore della storia, rimasto impunito, rubando scacchi criminali, like e iscrizione. Con pezzi bianchi abbiamo l'argentino, Hector Rossetto signore. Rossetto, il giocatore più equivoco della storia degli scacchi, signori. Rossetto va a Porto Rose, ovviamente. Ma oh, che bello questo, questo paesello si chiama Porto Rose. Mi viene voglia proprio di truccarmi. Devo trovare subito uno specchio. Ok, mi trucco, mi metto il rossetto. Sono pronto per giocare a scacchi. Dall'altra parte c'è il truffatore definitivo. Charm. Rossetto apre 1 una 4 più aggressivo, intraprendente, fa. Mi sono sempre piaciuti gli uomini truffaldini dai Sherwin. E Sherwin gli risponde con la siciliana Mezza, gara, con la siciliana, e eh, oppure con i ganci secoli, e eh, questo qua era anche intralazzato con la mafia sì, per salvarsi dalle truffe, tutto si era uh, fatto appare. Bello alle famiglie newyorchesi. Rossetto fa bene, a me i siculi piacciono ancora di più dei truffallini. Ma stai zitto, Rossetto, stai zitto. Eh, io chiamo Nidorf, io vengo dall'Argentina. Ah sì, ma mi a nozze io sono argentino. Io Nidorf l'ho conosciuto molto bene. Non sai quante volte l'ho sbaciucchiato col mio rossetto. Ah oh, sì, ma stai bravo, stai bravo. Che io potrei anche aprire un'azienda di cosmetici, farla fallire e guadagnarci, ok? Speculare, speculare. Ah, ma allora io tiro fuori. Il vescovo. Quanto mi piacciono gli speculatori ancora di più dei siciliani. Ma smettila, cavolo di 7 variante Lipnitzky. Uh, cavallo B di 7 cavolo di variante A3 Rossetto dice ma allora andiamo con i piedi di piombo se ti piace giocare in questo modo Qui uh, apre il fianchetto sembra una sorta di dragone a uh -huh. uh, Rocco Corto Rossetto si mette subito al sicuro non fare il brutto con me io sono una persona così delicata mi ero già messo il Rossetto tutto quanto i tacco 12 e tu mi tratti così qui a Porto Rosa. Okay. Ma io ti butto i fianchetti, non ti dico dove, capito? Dove non batte il sole, quanto mi piacciono i fianchetti, veramente mi eccitano. Se c'è una cosa che mi piace è un uomo che gioca di fianchetto. Basta, io voglio truffare. Non farmi truffare. Cioè, avete capito io. Se posso, no, voglio come dire, metterla nel sedere alle istituzioni, al fisco, ma non farmelo mettere nel sedere, ok? E vado subito al sicuro, mutante di latta, qua, mutante di dieternit per uh, Sharwin. Oh, beh, ma se sei così, per maloso, mi ritiro nel camerino, vescovo nel camerino. Qui. Vescovo in a 2, incredibile. Facendo finta di, di fare insomma, quello che, che rinunciava. Cavallo B6. Donna di 3 di Rossetto. Donna di 7 è la migliore del motore. Rossetto mette raggi X. Quanto mi piacerebbe spogliarti. Intanto ti spoglio con gli occhi, con i raggi X. Ah, oui. Il povero Sharon, intanto vabbè, intanto io sviluppo. Ma. Bravo sviluppa come mi piacciono gli uomini che ci sviluppano. Ma tu, secondo me, hai dei grossi problemi, non dovevi giocare a scacchi, Dovevi andare a fare qualcos'altro. Ne vado di punta a ruolo, ma non in fraintendere, hai capito? Ma che fraintendimenti? Io chiaramente sbarlucco. Facciamo una bella sberluccata in camerina? Okay. Ma smettila, sberlucco ma sulla scacchiera. Ma allora vengo io di puntaruolo, non ti preoccupare. Ma stai zitto, setto cavallo F4, scappiamo subito dai puntaruoli qua. E eh vabbè, ma allora vengo io di persona. Attacchiamolo questo cavallo. Ma io scappo, oh, ma cosa vuoi da me? Cosa va? Io già devo sfuggire dalla polizia, da Rudolf Giuliani e tutto quanto. Devo scappare anche uh, da, da, da uno come te. Eh? Non lo so, eh. Qui, vescovo. In E3. sembra calmarsi, rossetto. Raggi X. Sberlucco, sberlucco. E adesso, attenzione qua. Perché Sherwin sta minacciando la donna. Ma qual è la donna di Rossetto? È la sua donna? È lui il camuffamento? Chi è la donna di Rossetto? Rossetto scappa in B4. Ah, qui, attenzione, scappa perché così qui ha detto: Rossetto ha brutte intenzioni, mettiamo i cavalli al sicuro. Sto arrivando, tesoro. Arriva col cavallo in C3. e ah, qui, donna in C6. Prepara a difendersi. Il rossetto va di punta ruolo. Cavallo in D6, migliore i pezzi. Cavallo di 5 Sono arrivato tesoro, ti minaccio un bel forcoide doppiazzo. Come mi piacciono i doppi. Ma te via via via, subito, subito via. Sbarrucco, sbarrucco. Dona difente la migliore del motore. Si fa un buco per il re. Per adesso lui si fa un buco per, ora, poi vediamo i buchi altrui, se sono disponibili. Torone Perni, gatti, cambiamo tutto qua. Come mi piacciono gli uomini che cambiano, gli scambisti mi sono sempre piaciuti. Allora non la cambio più la targa, Forse è meglio che me la tengo. Ma no, ma non fare il timido. Su, dai, ti aiuto io coi puntaruoni. No, no, ma come non, non fai lo scambista di torroni per Nigotti? No, no, mi è passato un po' l'appetito, sai com'è? E qui è incredibile. va wow, avanti, col vescovo, va minaccioso il rossetto. E qui, ah, finalmente fai lo scambista, eh? Hai cambiato idea. Ma cosa ha cambiato idea? Io faccio lo scambista perché vinco la partita. Ma qui c'è solo gioco pari io ti insidio, continuo a insidiarti. Va, va, va di retro. vado di retro, qui è meglio tenere i pantaloni marroni da ammiraglio Nelson ben abbottonati. Ma no, non ti preoccupare, sono esperienze che si fanno. Lo oh, so, sì. intanto andiamo a proteggerci ancora bene il pedone, va. Non si so sa mai. Vado di punta ruolo, arrivo. Ma stai buono, stai bravo, raddoppio. Mi sono sempre piaciuti gli uomini che raddoppiano. Ma cosa hai capito? Io rodoppi tornano i perni gatti. Ok. E vado anche di puntarola a proteggere la Rocco. Vengo su io personalmente. Esco dal camerino. Tutto, tutto, tutto bello truccato per te. Ma stai fermo lì. Mettiamo subito dei puntaruoli Per non farla avvicinare. Eh, ah, torno i perni gatti. rossetto ci prova. Puntarola dall'altra parte. Non può mangiare. Altrimenti partiva il vesco. Arrivo dice Rossetto. Attenzione Sberlucco, la partita si fa emozionante. Sberlucco, sberlucco, coppie di vescovi per Rossetto. Ma attenzione, qui ah, adesso sei diventato uno scambista improvvisamente. E scambiamo tutti i troni per Nigotti. Tutti li voglio scambiare. E vabbè, se proprio dobbiamo scambiare, scambiamo. Sberlucco, sberlucco. Vengo su come caffè al mattino. Ti faccio un bel caffè, ti va. Scusa, perdonami se le tazzine sono sporche di rossetto. Sai, l'altra notte ho avuto un altro scacchista. Ho avuto polcher in camera. Ah, allora, ma tutti lo sanno che Polcheres era un po' invertito. Eh? Quindi, eh, io sono normale, sono un truffatore. Ma come maialones. Non so se vi ricordate il film Vacanze in America, quando Jerry Calà sale sul taxi, eh, c'è il taxista, così, e lui fa, ehi, hey, I am Italian lovers, e quello lo guarda, quell'ispanico taxista, travestitas? No, 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 che travestitos? Hamos las no, no, io, Italian Lovers, sì, ma con Mile own Honors. Uh, ok, very good. Veramente allora, qui c'è una... tutti i equivoci. Mm. Blocca tutto, non vuole perdere neanche un punteruolo. Manovre. Entra col toroncino Pernigotti e te lo attacco immediatamente, pro Blanders, la voglia disinibita di Rossetto di continuare a insidiare il povero Sharon. Si ferma in questo Blunders. Storage 1. Minaccia il pedone. Sei entrato nel camerino, bravo, così non ci vede nessuno. Ma stai zitto, vai, vai. Ma io ero venuto per sbloccare il pedone, mica per te. Prova a difendersi con lui e coi denti. Vescovo F6. Ma qui mega Blunders. Ma di girare con sto vescovo. Signori. E lui ha perso un pezzo, Torre B1 perde un pezzo. Ah, oh, ti ho sgominato finalmente Rossetto. Hai visto, adesso devi abbandonare, hai perso un pezzo, hai perso un pezzo. Sì, va bene, ho perso un pezzo, non è vero? Ti, te lo cambio il primo? Il primo non lo cambi? Ma scacco, sacrificio, questa mostra mostruosa, l'unica che vince la partita, sacrificio di pedone ciclopico. Questa è la mossa del secolo. Per battere il Rossetto, alla fine serviva proprio un puntaruolo, sì, ma nel naso qua. Ma che mossa è questa, che succede dopo lo sbarruccamento? Che prende con scacco il primo vescovo e poi ricattura il secondo. Bellissima questa, e se non cattura, perde la torre Una mossa proprio da Spiedino da Capitan Fendus, qua. E lui era un tenente di vascello ovviamente e qui il povero Rossetto se ne trova in camerino disgustato, cioè abbandono, basta, me ne cercherò un altro di scacchista, ok? Arrogante che non sei altra. Ecco, bene. Allora andiamo a vedere la seconda partita di quei pezzi neri, musichetta di brain. Andiamo in pausa. Bene signore, musica del terrore, eh, Brady, perché adesso ci sarà veramente la partita dell'orrore. Signore, perché ci sarà criminale contro criminale. Solo su questo canale, signore, like e iscrizione, prego. Non, so, non, ve mai, non ve lo sareste mai aspettato. <ride> criminale contro criminale, quindi uno che abbiamo già trattato negli scacchi criminali contro un nuovo criminale. Quei pezzi bianchi, 1960, a St. Louis, ovvero il circolo degli sporcaccioni criminali di Ramirez, ok, oh eh, di quello che succede lì dentro, pieno di donzelle. Adesso il grande Seyrawan lì, il satrapo di St. Louis, ha solo più donzelle che commentano. La Jovanka usca di fianco, la Pykez alla lavagna elettronica hanno, ha, ha eliminato tutta la concorrenza se ci fate caso prima lei il nutellone maurice ashley e quello era pericoloso quando scivolavano le saponette nelle docce a st. Luis c'era da preoccuparsi eliminato il mandingos dopo abbiamo fatto fuori anche l'ispanico ramirez vea Maniaco definitivo, via via. Poi c'era anche Cirillo. adesso l'ho mandato a fare l'inviato. E il satrapo, il grande Sairawan, adesso ce l'ha tutte per lui le donzelle. All right. La povera Ushka è tutta timidina. Oh, touch my palms. Oh, my God. Oh, 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 oh. Bene, 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 bene. A St. Louis, nel 60, contro, contro chi? contro signori Raymond, The Monster, Weinstein, l'assassino di pietra, quello che aveva picchiato in un torneo di scacchi il suo avversario ed era stato arrestato, e dopo essere stato arrestato, chiuso in manicomio, ha ucciso il suo compagno di cameretta nell'ospedale nell psichiatrico ovvero nella clinica di New York da Barba Psicologo ci ho fatto il video voi a cercare Raymond Weinstein signori il mostro The Monster non gioco The Monster ok questo qua ha tagliato con la lametta da barba mentre dormiva il suo compagno di cella e poi gli ha pure mangiato gli organi una cosa fuori di testa questo qui, pensate che è ancora di... rinchiuso lì dentro Weinstein, è ancora chiuso lì dentro nessuno l'è più andato a trovare non si sa più neanche come sia fatto questo qua quindi abbiamo da una parte un macellaio degli scacchi e dall'altra il truffatore degli scacchi E un po', Weinstein apre uno di quattro, apertura di donna D4, di 5 di gambetto di donna io ti taglio già subito con la lametta avanti io faccio la difesa slava con questo giro qua va. mi metto con la mafia della jugoslavia va. i contrabbandieri va bene cavallo c3 cavallo f6 sviluppiamo tutti i cavalli andiamo all'ippodromo e qui un bel triangolo sistone tri meglio mettere un bel triangolo eh? Quando si fa un incidente stradale, visto che io ho truffato anche le compagnie assicurative, mettevo dei falsi triangoli sulla strada, tu sei un pazzo criminale che taglia le gole, il taglia gole della scacchiera, eh? Weinstein, e io mi copro bene col triangolo. Ma allora, Qui va, sembra andare tranquillo Weinstein. Sviluppo, sembra un merano qua, variante Stolz sviluppi tranquilli donne 7 l'idea quale potrebbe essere quella di spingere le, le rotture fare le spinte di rottura o in e5 o in c5 ok ma non possiamo rompere le scatole a uno che taglia la gola di notte infatti è rocca lungo doppio taglio ok posizione a doppio taglio uno che usava la lametta per tagliare la gola agli altri chiaramente gioca le partite a doppio taglio e allora, 5 Vuoi il doppio taglio? Io conosco solo un taglio, un tipo di taglio, quello delle banconote, moneta sonante. E anche io, io invece solo quale delle lamette di punta a ruolo, la mette punta a ruolo, guardate che roba signore. Tensione centrale alle stelle. Non si capisce più cosa si può sbarruccare e cosa no. Però gioca la migliore del motore qui, e siamo già fuori teoria. Ok, I qui, Sharwin. Eh, Qui Raymond, The Monster, Sberlucca. Sberrucca, un po' di semplificazione. Cavolo F6 ti attacco la donna, donna H4. È eh, aggressivo. Qui Raymond. Però, Sharwin si azzarda a sberlucare. togliamole la mette dalle mani di questo delinquente. Ok. Però, secondo il secondo motore non è buono. Infatti, gioca la migliore del motore qui. Vescovo di tre, ora vediamo un macellaio dalla scacchiera e anche fuori dalla scacchiera oserei dire, contro il più grande salvapartite della Spagna. Vescovo 6, Sberlucco, adesso minaccia la coppia di vescovi, a Rocco Lungo, anch'io a Rocco Lungo, non voglio la posizione troppo a doppio taglio perché poi le la mette, va bene, o le la mette Gillette, Gillette. Il meglio di un uomo, ma qui signori non c'è nessun uomo, ci sono solo criminali. Signori. Cavallo G4 è migliore del motore. La partita si fa incandescente. Proposte di cambio delle donne al volo, via. Tanto, questo qui ha oh, bisogno delle donne in manicomio. Bastava una lametta e via. Sbarrucco, 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 sbarrucco. Si va di sbarruccaggine. E eh qui, blunders Sharwin pretende troppo dalla posizione. E vuole attaccare il pedoncello. Ma poteva anche sbarruccarlo direttamente. Qual era il problema? qua? c'è del tatticume. Si sbarrucca subito. Torre per E7 Cavallo per reper due pezzi leggeri per il trono e per i gotti pensavo che si potesse giocare questa mossa qui ma semplicemente si torna indietro e quindi non c'è nessun vantaggio a fare sta roba bene, vescovo c5 e qua blanders e qui, quando c'ha le mette quelle belle grosse in mano va subito per, per gli scopertoidi ti faccio lo scopertone alla gola e qui sberrucca finalmente può farlo di due la migliore del motore dell'assassino raddoppio e eh qui Blanders pensava di aver incastonato con questa mega operazione di Toroni per nigotti tutto inchiodato contro inchiodato però semplicemente qui c'è del tatticume, e Sherwin non se lo fa sfuggire sbarucco sbarucco vescovo e tre inchioda il Torone per nigotti è quello che era sfuggito al criminale numero uno, eh, manicomiale. Il criminale tagliagole Weinstein. E eh, cosa faccio adesso? Il mostro di Weinstein. Torno indietro col cavallo. Tanto la torre è inchiodata. Non la prendo ancora. Vado di punta All'ultima speranza che ti taglio la gola, scacco. E eh, qui Weinstein ha abbandonato. Basta, abbandono. Non sono stato in grado di tagliarti la gola, anzi, me l'hai tagliata tu la gola. Sei più criminale di me. Anche se io ho ucciso qualcuno, tu hai truffato il mondo intero. Eh, eh, però mal te l'incoglie, perché io mi sono messo d'accordo attraverso il barba psicologo, che è il capo di questa clinica, di avere dei contatti, dei colloqui con altri scacchisti per metterci insieme e fare. Uh, ok. La, per farti causa, no? facciamo la causa alla clax action scacchistica. Perché tu bari. Okay? E ti manderemo contro lo scacchista definitivo quello che sappiamo noi. Vedrai che ti arriverà adesso. Va bene. Va bene, a questo punto, andiamo in pausa. La musichetta di bredi. Ultima partita, andiamo a vedere chi, è, chi sarà questo emissario della clax action degli scacchisti. Pausa la di bredi. Bene, signori, ora siamo arrivati all'appuntamento definitivo. Sherwin, a questo punto, qua è stato messo incastrato nella clax action degli scacchisti. Tutti gli scacchisti, la FBI, la Cia, Rudolf Giuliani e tutto quanto hanno deciso di convergere le forze e assoldare il, il killer dei killer, signori il giustiziere della notte, il giustiziere della scacchiera. Charles Bronson, Walter Brown, signori, Walter Brown, signori, In black e che questa è una partita assurda, clamorosa, la sfida del secolo, perché? Perché eh, Charles Bronson, Walter Brown, è il giustiziere dall'altra parte, abbiamo quello che è sfuggito a i, tutte le indagini, a tutti i processi, a tutti i poliziotti e tutto, ok? E eh, non può fare la Franca contro il giustiziere della notte, il baffo della scacchiera, Charles Bronson, Walter Brown, il torneo di New York, Walter Brown si mette il cappotto e va a New York. A soldando dalla Clax Session degli scacchisti. Ma vado proprio a prenderlo a casa sua. Lo vado prendo, a prendere in casa. Ok, gli alzo la scacchiera in faccia, in casa. Ok, bene, coi pezzi bianchi, Walter Brown 1965, a New York. A un certo punto Sherwin è a casa, sente citofonare. Chi è? Un amico. Io non ho amici. Apri, non ti preoccupare, sono uno scacchista. Sherwin apre, improvvisamente. Piede in mezzo alla porta, una spallata, entra nell'appartamento di Sherwin, Charles Bronson, Walter Brandt e adesso facciamo i conti. Mi hanno detto che tu hai truffato tutti, okay, che barri a eh, non la puoi passare liscia, perché io sono stato assoldato, ok? Bene, allora facciamo una partita, dice Sherwin, se vinci tu mi consegnerai alle forze dell'ordine... A Rudolf e smetterò di giocare a scacchi. Ma se vinco io ti taglierai i baffi. Va bene, va bene. 1 e 4 di Charles Bronson, Brown, Che va subito con uh, i calibri pesanti. Siciliana da parte di Charme. Cavallo F3, variante aperta. Cavallo C6, D4. Sbarrucco, sbarrucco volta niente Nidorf vediamo sta, sta linea dragone accelerato non iper accelerato solo accelerato ok, okay hai visto i video di super speed ma è chiaro è chiaro Sherwin siccome è il truffatore definitivo che era capo di qualsiasi azienda e riusciva a fare i soldi in qualsiasi modo e riusciva veramente a essere il direttore di qualsiasi cosa. Superfede era il suo maestro. Era il suo maestro. è chiaro, e gioca il dragone accelerato. Attenzione. volta Brunsel, per cavallo. Ma qui subito c'era Sparazzo, ha detto, sento puzza di bruciato. Qui c'è in giro, sento profumo di apertura invincibile. Attenzione. Bescovina 3, sviluppo. Cavallo F6. Vescovo in C4, qui proprio col fucile di precisione, Charles Brown, San Walter Brown, pronto su, su F7, ti tengo d'occhio, ti tengo d'occhio, D6, F3, tipico dell'attacco inglese jugoslavo, eh, vuole giocare G4, donna D2, H4, Rocco Lungo, tipico tema di attacco contro il dragone, ok? Molto tipico, ma Super Speed ha allenato... Il truffatore definitivo Sharwin in maniera impeccabile, okay. Vescovo di 7. Operazione di sfianchettamento prepara il suo fucile di precisione. Qui delle case schiure. Charles Bronson torre C8, la migliore del motore. Super Speed lo ha allenato veramente come meglio non si poteva. Eh, qui Charles Bronson, un volta buono, con la migliore. Mettiamo il Vescovo al sicuro qui. Il fucile di precisione mi serve, devo fare il cecchino. Fare il cecchino. H... Eh, qui è una mossa moderna. Una mossa all'Alfa zero. Questa gli ha proprio suggerita. Super speed. Gioca H5 che lo sorprendi con l'apertura definitiva, il dragone accelerato, ti preoccupare, a Rocco lungo la migliore del motore, ci ha ma io sono stato soldata, mica per niente. Io sono il killer dei killer, cosa me ne frega a me di queste baracconate? Apertura invincibile, apertura infame, difesa impenetrabile, basta! Io sono Walter Brown Charles Bronson e porto i baffi! Il cavallo a 5, preparazione casalinga mostruosa! Walter Brown esce fuori dalla teoria con donna di 3, lotta senza condominio, come direbbe Massimo Carini. A sei la migliore del motore! Ha fatto un lavoro fantastico a preparare eh, Sherwin, Reb 1, però. Charles Bronson. È Charles Bronson, Walter Brown. Reb 1, la migliore del motore. B5 di punta ruola, migliore e qua. sacrificio, bestiale, ma è un blunder. Walter Brown si inventa questa mossa ciclopica per portare fuori dalla preparazione casalinga Sherwin, però non è altro che un pedone regalato e basta. Ma che cosa avrà visto il nostro eroe giustiziere Sberlucco? Cavallo sei, altro sacrificio di pezzo. Walter Brown, bestiale. Ma che cosa ha visto qua? Perde un altro pezzo. Io te la mando in pezzi la, la, la preparazione casalinga di oh, Super Quinn. Ma non ti credere perché io ho, le, ho i segreti delle difese impenetrabili, in, invincibili, indistruttibili. Okay. definitivo questa è la struttura pedonale definitiva okay? a mo' di cassetta della frutta del, dei mercati generali hmm. ah, ma qual è il piano di Charles Bronson? ha, ha perso, un pezzo, perso un pezzo solo per triplicare il pedone ah, è arrivato lo scacco attenzione Re F8 ma non mi fai niente non mi puoi mica fare niente, no, apro ancora di puntacuoli, avanti. Avanti, Charles Bronson tira fuori i puntacuoli dal calzino, no? cioè, li mette nel calzino, poi fa roteare. È pronto, è pronto a roteare. E qui via questo percorso vescovo, sbarucco, sbarucco. Proponiamo subito il cambio delle donne, ho il pezzo in più. Charles Bronson scappa, forse comincia a pensare di aver esagerato. Vescovo a raggi X, bellissimo questo, bellissima mossa da parte di Sharwin. Torre H in F1 in faccia a eh? raggi X, e qui avanti di punta ruolo, e qui c'ha la sbalanza di Walter e ne frega del cavolo in presa, cosa me ne frega, io punto al bersaglio grosso, G5 il punta ruolo, ci prova ancora, commovente, e qui un'imprecisione, cavalli 5, a, for, a voler cambiare, e semplificare la posizione, in realtà sta andando dalla padella alla braccia, perché Sberlucco è la migliore. Sberlucco, sembrerebbe che il nero abbia tutto quello che si può desiderare da una partita di scacchi, ovvero il doppio più alla fiancata, coppie di vescovi, pezzi in più. Ok, il Re non è molto al sicuro. qua. Infatti, F4, credo sia la mossa per aprire i gusci. Ma Walter Brown sbaglia da scacco. Pensa di entrare con la donna Re in G8, scacco qui. Lo sta inseguendo per tutti i marciapiedi di New York, tipo eh, i guerrieri della notte Solo che al posto di quelli con le mazze da baseball a rincorrere a Sharon c'era Charles Branson col cappotto, i baffi il pistolone nella tasca e eh, qui attenzione ci prova ma sono tutti blunders vuol cambiare le donne sberlucca. spinge di puntarola attacca il vescovo ha in impugno il giustiziere che se ne frega lascia il pezzo in presa lascia il pezzo in presa trappolazzo che succede qua che succede se sberlucca il vescovo signori Devo essere. Ah, probabilmente arriva a torre di 6. Attacca la donna. La donna se ne deve andare via. Poi c'è la spinta. Voglio vederla. C'è subito F5. Non c'è torre di 6. Torre di 6. Addirittura perderà. Cosa fa torre di 6? La torre 6 è buona. Forse è anche migliore delle altre. No, non è buona, vince il nero, perché che succede qua? Il motore mi, mi dà torto, torre H e 8, attacca la donna. Ah, c'è il contrattacco sulla donna, sì sì. Ma il nero tanto ha vinto comunque. Ma se si prende... Ha vinto comunque, anche se, anche se fa F5. Sbarrucco G6 scacco. Re 8 Non c'è niente, non c'è niente. Quindi, persa per persa era buona anche. torre di 6, tanto era perso uguale. Allora, Va bene, per confondere le acque. Qui Charles Bronson decide di sacrificare il pezzo e lui attacca la donna direttamente. il Sherwin sberlucco, e eh, qui prova Charles Bronson, almeno muoio sberluccando, ma qui ha 50 pezzi in meno il oh ma che giustiziere sei? F5 ci prova ancora, sberlucco, e eh, non si arrende, è chiaro, lo hanno pagato per, per, per incastrare Charles, scacco con la cornacchia, sacrificio di donna, mostruoso sacrificio di donna, in faccia al giustiziere ma c'è matto in questo da Cesello proprio Cesello matto non se ne è manca accorto qui Charles Branson che okay? visto si incaprettato da questo matto incredibile con sacrifici di donna fa i complimenti a Sherwin si taglia i baffi ma... ho sbagliato mestiere ho catturato ho acciuffato mucchio di criminali compreso Tatay ma tu sei proprio veramente un criminale definitivo, sei troppo furbo, sei, sei arrivato ad essere il padrone del mondo, il capo di tutto, il direttore, il della gazzetta dello sport, io mi inchino, veramente, vicepresidente di questo, presidente dell'altro, associazioni, ma non lo so, ma veramente, in confronto Vanna Marchi era, eh, non lo so, una... Era del fatto bene fratelli, non sa, so, che cavolo è questo? Cioè, ricapitolando. Sharwin era avvocato, era direttore d'azienda, era eh, direttore della federazione scacchistica, l'associazione degli scacchi americani. Poi era eh, vicepresidente dell'associazione eh, avvocati, presidente di un'altra azienda olandese. Era tenente di vascello, sapeva guidare la nave, sapeva fare tutto, era maestra internazionale di scacchi, vinceva anche contro il giustiziere, era allenato da Super Spirit e quindi come è possibile? Questo qua veramente un personaggio ciclopico, signore. Un eh, personaggio ciclopico, oserei dire, una puntata da criminali. Okay, ed è stato assolto, questo è il bello della, della questione. Questo criminale okay, ha subito tre processi, da, poi è stato accusato anche da Rudolf Giuliani, cioè, Rudolf Giuliani è uno che non si è mai fatto sfuggire, un criminale in, in vita sua, quindi Rudolf Giuliani sgominato, Charles Branson sgominato, perché lui era il capo degli avvocati, lui avrebbe veramente fatto scarcerare Charles Manson, so qui, avrebbe veramente fatto diventare Saddam Hussein, come Babbo Natale. No, veramente questo è incredibile, incredibile. A questo qua si è rivolto persino Freddy Krueger, ok? E perché? Perché chiaramente spartava la gente con l'artiglio, no? Ah, lui faceva passare, questo avvocato qua riusciva a far passare l'artiglio come un semplice tagliaunghie che serviva a Freddy Krueger okay, per l'igiene delle, delle mani, del manicure. Andatevi conto di chi era quest'uomo. Ma solo su questo canale li trovate questi personaggi. Non venitemi a dire che Sherwin l'avete già visto da qualche parte. Perché forse su qualche canale americano, ma di 30 anni fa, non so, qualche video amatoriale, qualcosa, qualche video vecchio, qualcosa di qualche canale piccolo americano sconosciuto. Può darsi, in Italia non di sicuro, li porto io questi. Li porto io questi, siamo al Barba Stratega, vuoi il Barba Stratega? Ciao a tutti, sono il Barba Stratega. Eh, questo qui è un mio allievo, si vede, alla stoffa del truffatore, del ladro. Un saluto particolare alla regina viola su Twitch, la mia fidanzata, gli do un bacino. Ciao. Mi raccomando like e iscrizioni, se no veniamo a fare gli servi a casa vostra. Ciao a tutti, ciao ciao. Bene, brava stratega, se n'è andato. Che dire? Uh, I cacchi criminali torneranno, comunque il venerdì mixerò, farò vedere magari qualche personaggio eh, italiano antico, qualche giocatore africano, qualche scacchista criminale, qualche altro giocatore sconosciuto ma qualche bambino prodigio qualcosa di tutto e di più il venerdì l'appuntamento col personaggio misterioso è qualcosa di immancabile signorario. fate ecco se riuscite fate così chiedo a tutti gli iscritti al canale no? di chiedere magari al loro fratello la moglie i figli parenti nipoti anche se non seguono gli scacchi non interessano Fate questo esperimento, chiedete a loro di mettere l'iscrizione, ma anche senza i like, magari se non vogliono seguire, non vanno neanche su YouTube. Accendete un attimo il telefono, tra col, col PC, andate su Tale, i cacche su YouTube e iscrivetevi, no? Così lo dite: a moglie, figlio, parente, l'amico, al bar, fate passaparola. Cosa costa? Niente, è gratuito. Dico, ma se sì, fai un'iscrizione, ok? Quindi, se siamo in 5.000 e ognuno di noi porta 3-4 persone della famiglia o degli amici, eh, quadruplichiamo gli iscritti, ok? Senza dover ricorrere a queste pubblicità online, a questi escamotages alla Sharing Sherwin, no? Investo, poi rimetto, faccio da un giorno all'altro 100.000 iscritti, no? Tutta roba pulita. Però, se volete, se non è un fastidio, chiaramente siete liberi di non farlo, ovviamente, però Dovrebbe essere un'idea, no? dire ma sì, tanto con... ho degli amici, ho dei parenti, ho la moglie, ho i figli o i cugini che magari vanno sempre su YouTube a guardare il gol della domenica, il calcio. ma no, no, Sì, c'è un mio amico che gioca a scacchi, che ha un canale di scacchi. Ma a me non interessano gli scacchi. No, ma metti l'iscrizione al canale e poi non lo vuoi guardare, non lo guardare, eh, oppure è meglio guardarlo, magari anche mettere like, però se non ti interessa. Okay, almeno l'iscrizione l'hai fatta proviamo, proviamo a fare anche così no? tanto, per, per, tanto per far vedere al, um, all'algoritmo che la Tana c'è e porta questi prodotti okay, genuini del passato che nessuno vi porta okay? e non vi chiedo niente soltanto un'iscrizione se, se volete se non volete pazienza ve lo scoprite da soli non importa, io non è che vengo qui per chiedere soldi, ok? Bene, con questo è tutto, ciao, arrivederci, ci vediamo un po' su Twitch, ci vediamo un po' da qualche parte, ok, bene, qualche video breve, qualche video lungo, qualche premiere, bene signori, con questo è tutto, davvero, ciao e arrivederci, buon weekend, muschetta di predi finale, dimenticavo,